Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Buongiorno a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Aperto per ferie, sì, perché non andiamo in ferie, continuiamo a raccontarvi Roma, il territorio, anche in questo caldissimo mese estivo, il mese estivo per eccellenza. E partiamo subito con una domanda molto semplice: come siete abituati a immaginare Roma e il territorio durante il mese di agosto? Nell'immaginario collettivo noi vediamo subito una Roma deserta, un giovanissimo Vittorio Gassman che a bordo di una storica auto percorre le vie centrali della capitale praticamente deserte, negozi chiusi, zero traffico, romani in villeggiatura, così si usava a dire. Stiamo parlando di una storica pellicola, Il Sorpasso, che nel nostro appunto immaginario collettivo è impressa indelebile ancora oggi. Chiaramente sono passati un po' di anni, Roma è totalmente diversa oggi, affollata di turisti e segna davvero dei numeri da record anche e soprattutto con gli eventi. Ebbene, in questo programma che è ancora in diretta, esattamente come Non Solo Roma, vogliamo raccontarvi un po' la capitale, un po' il territorio, ma non solo, perché il mese di agosto è anche un mese in cui siamo alle prese con tante cose da fare, soprattutto con i nostri bambini. Quindi vi racconteremo anche un po', vi daremo anche dei consigli utili per affrontare al meglio questo ultimo sprazzo d'estate. Partiamo proprio con i bambini che insomma sono in vacanza. Questo è il mese prediletto, no? Per i nostri figli, non vanno a scuola, vanno al mare, appunto si divertono con i propri amici, però è anche vero che è un mese particolarmente complicato per i genitori che sono alle prese con ad esempio virus estivi, incredibile ma vero. Poi si domandano spesso quale sia la protezione solare ad esempio più giusta da utilizzare, qual è l'alimentazione corretta da proporre ai propri bambini. Oggi noi facciamo un piccolissimo approfondimento proprio su questo tema insieme ad un'esperta. Ho in collegamento video oggi qui ad Aperto per Ferie la dottoressa Valentina Paolucci, medico pediatra, che ci darà qualche consiglio utile per affrontare al meglio questo ultimo mese d'estate. Buongiorno a lei, dottoressa. Buongiorno a tutti. Grazie per essere in nostra compagnia. Tra le altre cose, prima di iniziare io vorrei subito insomma dare io un consiglio ai nostri telespettatori, no? Lei ha un canale Instagram in cui pubblica tantissimi video con tanti contenuti utili che possono essere davvero fondamentali per noi genitori. Allora, io parto subito dicendo che i bambini sono in vacanza, ma purtroppo virus e batteri in vacanza non ci vanno. Ormai io da qualche anno ho coniato un termine che poi sui social, devo dire, è andato molto, e è proprio le stancanze, perché in realtà per i genitori le vacanze con i bambini, diciamo, sono molto faticose, anche se stanno bene, e specie quest'anno vediamo tantissimi bimbi ancora molto ammalati. Io ho fatto l'ultimo ambulatorio venerdì pomeriggio, era gremito di bambini in sala d'aspetto, perché un pochino si parte meno. Quindi i centri estivi fanno un po' come le scuole, no? Perché c'è una grossa riunione di bambini. E poi ci sono ancora tantissimi virus con febbre molto elevata in circolazione che purtroppo ci portiamo anche in vacanza. E quindi che cosa si fa, ecco, in questi casi, dottoressa? Le chiedo come sopravvivere anche a questo inconveniente, no? Non soltanto per i bimbi ma anche per i genitori che sono un pochino più preoccupati rispetto a loro. Allora, devo dire intanto una cosa che mi è capitata anche questa mattina. Purtroppo con la temperatura elevata esterna, perché sfioriamo alle volte picchi anche di 40 e oltre gradi a seconda del punto d'Italia, la febbre tende a scendere più lentamente. Quindi non va allarmate per questo, perché è una cosa prevedibile, proprio data dal fatto che c'è meno scambio termico rispetto all'inverno, dove ci aiuta un pochino, no? Nella defervescenza. Quindi non va allarmate mai della temperatura elevata. Quello che io insegno sempre ai miei pazienti è: osservate il bambino quando fa effetto l'antipiretico, quindi ibuprofene o paracetamolo. Se il bimbo anche non raggiunge 36 gradi, perché è più complicato, come dicevo, in estate, ma magari da 39,40 passa a 37,5-38 e torna con quella vitalità, quella vivacità di sempre, ha voglia di giocare, magari guarda un cartone o chiede da mangiare, stiamo tranquilli perché l'organismo sta facendo il suo lavoro.
Se invece il bimbo tende a rimanere abbattuto anche quando fa effetto l'antipiretico, anche con temperature più basse, allora quello è il caso di rivolgersi al proprio pediatra, se ancora non siete partiti per le vacanze e non è in ferie, o a una guardia medica, perché va verificato che stia andando tutto nella maniera giusta. È corretto perché insomma c'è un po' questa credenza popolare, la chiamiamo così tra virgolette, no? Che ad a far aumentare il rischio di virus e batteri contribuisca un po' all'utilizzo ad esempio del condizionatore oppure il sudare troppo, uscire, rientrare dalla piscina o dal mare. È corretto o non significa nulla? In parte è corretto, nel senso che, allora, intanto queste temperature favoriscono alcune infezioni tipiche, come ad esempio la gastroenterite, perché le infezioni sono di tipo orofecale, cioè diciamo alimentari con dei cibi contaminati, e sicuramente questa temperatura è più favorevole. In generale, però, i condizionatori, una raccomandazione che va rispettata ogni anno, specie quando magari si va nelle case di vacanza, che vengano sanificati ogni anno, perché in realtà possono portare delle infezioni gravi anche come la legionella e non è così infrequente. Questo per quanto riguarda proprio il condizionatore. Però lo sbalzo di temperatura, se è pur vero che non può essere la causa dell'infezione, perché un'infezione è sempre veicolata da un virus, un batterio o un fungo, una muffa, lo sbalzo termico fa sì che i nostri meccanismi di protezione, di rimozione dei germi dall'organismo funzionano un po' peggio. Lo stesso motivo per cui si dice ha preso freddo in inverno. Alla stessa maniera, lo sbalzo termico col condizionatore può favorirli. Però comunque diciamo che il semino lo mette sempre un microbo. Dopodiché ci sono situazioni favorenti. Ecco, lei prima ha parlato di un qualcosa secondo me molto importante. Con queste alte temperature si tende comunque, c'è la frequenza che la febbre scenda in maniera un pochino più lenta, no? Io vorrei che lei ci desse qualche delucidazione in più in merito ai colpi di sole e colpi di calore, perché anche questi sono molto frequenti in estate. Ci faccia capire meglio se si tratta della stessa cosa o se sono due cose completamente diverse. Allora, diciamo che vanno a braccetto, nel senso che colpo di sole e colpo di calore è l'effetto che viene prodotto da una grossa esposizione solare su un bambino, ma in realtà può accadere anche sull'adulto. La differenza Certo. è che i bambini hanno una termoregolazione diversa dalla nostra. Avete visto quanto spesso i bimbi, anche in temperature accettabili, sudano completamente di notte, no? E alle volte siamo costretti a cambiarli o perché hanno i capelli bagnati, proprio perché i primi anni di vita c'è una termoregolazione diversa dalla nostra. Io ancora a oggi vedo, nonostante il tanto lavoro che facciamo sui social, tantissimi bimbi piccoli, spesso anche sotto i 2 o 3 anni, stare sotto l'ombrellone nelle ore centrali, anche in agosto. Abbiamo la falsa percezione che l'ombrellone, quell'ombra, li ripari, ma questo non accade perché, prima di tutto, non tutti gli ombrelloni sono dotati di filtri UV, quindi in caso verificatelo, ma per i bimbi eventualmente più grandi. Ma comunque stare all'ombra anche sotto un filtro UV non protegge dalla temperatura. Quando c'è una temperatura così calda, così umida, l'organismo fa grossa difficoltà a mantenere un'omeostasi, cioè uno stato di benessere, e quindi si può verificare il cosiddetto colpo di calore. A distanza di qualche ora torniamo a casa e si scatena un febbrone nel bambino, che va trattato comunque con gli antipiretici come facciamo per le forme infettive, però è riflesso del fatto che tutto l'organismo, specie a livello della testa, dove c'è il cervello, la parte più delicata del nostro organismo, c'è stato un surriscaldamento. E questo, se si è più grandi, lo si affronta in maniera abbastanza fattibile, ma in un bimbo molto piccolo può portare a conseguenze molto gravi. Quindi la prima raccomandazione che faccio, anzi sono due. La prima, i bambini sotto i 6 mesi non vanno esposti assolutamente alla luce diretta solare perché la loro cute è fatta in maniera diversa, diciamo, dalla nostra e quindi può avere dei danni anche nelle ore non centrali, ok? Nei Ok. bimbi più grandi, sopra i 6 mesi, andiamo al mare.
però andiamoci nelle ore meno calde, quindi diciamo per le 11 sarebbe bene che un bambino tornasse a casa, facesse il suo bagnetto, si rinfrescasse e poi torna al mare dopo le 16:30, le 17:00. E vi dico che mi rendo conto da mamma, perché prima di essere pediatra sono anche mamma, che i primi anni, i primi 1 o 2 anni sono sicuramente più stressanti per il neogenitore che vorrebbe continuare a fare la vita di sempre, però Però è bisogna molto abituarsi. importante. Esatto, anche perché avremo tantissime estate davanti per fare un pochino più ore sotto l'ombrellone, però diciamo i primi almeno 2 anni prestiamo particolare attenzione perché poi diventano situazioni anche difficili da gestire a domicilio che potrebbero richiedere un ricovero, quindi un Certo. pochino di pazienza e godiamoci l'aperitivo. Io dico sempre ai neogenitori, quest'anno aperitivo al mare, anche perché con queste temperature si può stare in spiaggia serenamente fino alle 20, 20 e 30. Ci si gode il tramonto, si sta bene, si beve qualcosa e il nostro bimbo può giocare sulla sabbia e godere del mare senza essere esposto a un sole dannoso, ok? Ecco, questo è davvero molto importante. Dottoressa, io vorrei però approfittare, della sua pazienza e della sua disponibilità anche per affrontare altri temi, no? Lei prima ha accennato al problema, ad esempio, della gastroenterite, anche quello è un problema che magari, esce fuori d'estate con i bambini. E in ultimo vorrei chiederle anche qualche delucidazione sulle allergie, un po', no? Anche quelle sono un po' un problema tipico estivo. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, torniamo tra pochissimi istanti per queste, due ultime domandine, e poi insomma lasceremo andare la dottoressa ovviamente ai suoi impegni, al suo lavoro, devo dire stupendo. Torniamo tra pochissimi istanti qui Aperto per Ferie, non cambiate canale. Bentornati ad Aperto per Ferie, non ci si ferma qui a Radio Roma News, continuiamo a raccontarvi cosa succede in questo ultimo mese d'estate, il mese d'estate per eccellenza, il più caldo. E abbiamo iniziato oggi con un focus dedicato ai più piccoli perché i tanti genitori all'ascolto saranno sicuramente alle prese con l'estate, che insomma è il periodo più divertente per i bambini, ma per i genitori è indubbiamente un mese non facile, alle prese qualche volta con qualche virus, con qualche infezione, con il dubbio, avrò messo abbastanza protezione, starò dando l'alimentazione corretta al mio bambino. Noi oggi stiamo cercando di fare un po' di chiarezza insieme alla nostra prima ospite, la dottoressa Valentina Paolucci, medico pediatra che è ancora in nostra compagnia. Per qualche ultima domanda, dottoressa, avevamo accennato al fatto delle gastroenteriti, no? Anche quello è un problema un po' tipicamente estivo dei bambini, magari non so, esagerano un po' col gelato, mangiano qualcosa che non digeriscono. Come accade? Allora, in realtà la gastroenterite è molto gentile e ci accompagna tutto l'anno. Sicuramente però in estate può diventare un pochino più impegnativa perché il grosso problema della gastroenterite è la disidratazione. Quindi se in inverno la sudorazione è più contenuta, in estate insieme ai tantissimi liquidi che si disperdono col vomito e con le scariche, abbiamo anche diciamo, vorrei dire in termini non medichesi, comunque la traspirazione corporea, quindi perdono già tanti liquidi anche in benessere. Quindi la cosa a cui bisogna fare più attenzione è sicuramente questo, cioè non farli disidratare. Come facciamo? E poi ti dico anche riguardo al gelato o alla, diciamo, il junk food in Sì, più. sì, sì. La cosa a cui fare tanta attenzione è l'alimentazione. È ovvio che in estate qualche stralizio in più si fa. Però, ripeto, se parliamo del gelato o della piccola indigestione, di solito è di breve durata, dura 24 ore al massimo e si conclude. Mentre invece la gran parte delle gastroenteriti che vediamo sono di origine infettiva virale e si protraggono più a lungo. Quest'anno stiamo vedendo una forma accompagnata anche da febbre particolarmente elevata anche per un paio di giorni e poi vomito ripetuto e scariche. Quindi in questa fase noi siamo abituati, quando parliamo di gastroenterite, il primo pensiero, vedo anche sugli scaffali delle farmacie, i fermenti lattici. Sì. Sicuramente i fermenti lattici aiutano, perché vanno a reintegrare quel microbiota che noi andiamo a disperdere quando appunto abbiamo questi episodi. Ma l'urgenza vera è l'assunzione delle soluzioni reidratanti orali.
ovvero ormai ce ne sono di qualsiasi marca e sapore, comunque un combinato con acqua di sali e zuccheri, perché il bimbo che cosa fa? In quella fase sicuramente riesce a malapena a bere quando il vomito diminuisce, tra l'altro, quindi mangiare non se ne parla, perde tantissimi liquidi e la sua pressione si abbassa, i liquidi corporei si abbassano. Quindi dobbiamo sostenere i liquidi del corpo un po' come se fossimo ricoverati e facessimo un'endovena di liquidi, no? Che si fa nelle situazioni più gravi. Quindi far bere quando c'è vomito a piccoli sorsi, ma costantemente durante la giornata, le soluzioni reidratanti. Passato il vomito, di solito viene seguito dalle scariche in cui si può bere più liberamente e quindi bere molto di più. E magari nel momento in cui il bimbo lo richiede, riniziare l'alimentazione per bocca. Un'alimentazione che ormai è acclarato, non debba essere in bianco come si Il faceva riso in 50 anni bianco, fa. certo. Non ha senso, anzi, è dimostrato che rallenta la guarigione. Il bambino e l'adulto con gastroenterite, nel momento in cui se la sentono di rimangiare, possono mangiare un po' di tutto. Le uniche accortezze, sappiamo che gli zuccheri richiamano liquido nell'intestino, quindi tutte le sostanze, diciamo, gli alimenti che contengono più zuccheri, sia gelati, dolci, cibi raffinati, che anche frutta particolarmente matura, potrebbero aggravare un po' le scariche. Quindi mangiamo un po' di tutto con moderazione, senza forzare il bambino. Sarà il bambino stesso a dirci ho fame o meno e noi proporremo un po' di tutto di quello che ha bisogno in modo che possa reintegrare. In questa fase diamo anche i sali minerali, però diciamo che possiamo iniziare anche a dare i fermenti lattici, i probiotici, perché inizia di nuovo a trattenere un pochino, altrimenti finché c'è molto vomito ha poco senso. Darli è più uno spreco di denaro, visto che costano anche cari. Quindi ricominciamo piano piano, diamo tempo al bambino. Mi rendo conto che tanti sono venuti in visita negli ultimi giorni dicendo lo deve rimettere in sesto perché domenica partiamo. La guarigione ha bisogno di un pochino di convalescenza, che è un termine che ormai è desueto nel nostro vocabolario, ma si riferisce al fatto che passata la fase acuta servono 2 o 3 giorni perché l'organismo si rimetta un po' in sesto per Certo. evitare che al prossimo incontro con un agente infettivo il bimbo venga subito colpito. Ci sia una ricaduta, ecco. Visto che stiamo parlando un po' di gastroenterite, restiamo un po' sul tema dell'alimentazione. Può capitare che i bimbi d'estate siano un pochino più inappetenti, succede anche a noi magari grandi, con il caldo. Che si fa in questi casi? Assecondare sempre il bambino, tranne il neonato, che se noi non proponiamo del cibo, del latte, si lascia morire di fame, no? Perché non ha la capacità di alimentarsi in autonomia. Il bambino più grande, diciamo sopra i 2 anni, è assolutamente in grado di distinguere di cosa ha bisogno e quanto ne ha bisogno. Quindi non forziamo, anche perché poi quando si va a forzare cosa otteniamo? 2 bocconi in più. Oltre quello non si va. Assecondiamo, diamo frutta e verdura. Devo dire che i bambini, alcuni non sono particolarmente amanti della frutta e verdura, ma l'estate ci aiuta perché c'è una rosa di scelte molto più stimolante. Banalmente, magari possiamo proporli con forme più accattivanti. Alcuni bimbi non amano la frutta, poi prepari dei pezzettini di frutta e li infili su uno stecchino per farci uno spiedino di frutta, sembra chissà cosa stanno mangiando. Oppure possiamo surgelare della frutta come delle banane ben mature, frullarle e diventeranno un gelato gustosissimo. Quindi cerchiamo un pochino, ricordate sempre che il linguaggio del bambino è il divertimento e il gioco. Quindi la forzatura, la pressione non ottengono nessun risultato. Cerchiamo un pochino di proporre le cose con più divertimento e la prima regola aurea in tutta la genitorialità è guidiamo con l'esempio. Quindi portiamo a tavola e mangiamo con gusto frutta e verdura varia, coinvolgiamoli quando facciamo la spesa, sicuramente un passettino alla volta anche i bimbi avranno curiosità e saranno a assaggiare tutta la frutta e verdura estiva. Ecco, questo è davvero un consiglio utilissimo. L'ultimo, prima di lasciarla andare, dottoressa, è un altro tema che diciamo un po' tormenta i genitori in estate. Per i bambini sono le punture di insetto, le punture di zanzara, insomma, colpiscono anche noi e noi però, ovviamente essendo adulti, riusciamo a gestirle. Un bambino che viene punto dalle zanzare è una sorta di metà tragedia. Che si fa? Allora,
Cioè, da dire che in base all'età ci sono diversi tipi di repellenti. Poi, se andate sulla mia pagina, la dottoressa dei bambini, ho fatto dei contenuti molto dettagliati. Però, in linea generale, intanto io alle volte mi arrivano dei neonatini devastati dalle punture di zanzara, perché rispetto all'adulto che si accorge del ronzio, del pizzico, il bambino resta lì immobile e la zanzara non vede l'ora. Quindi, prima cosa basilare è bonifichiamo l'ambiente casalingo, cioè usiamo le piastrine, vari diffusori, arieggiamo gli ambienti prima di soggiornare, però almeno avremo una stanza pulita, utilizziamo le zanzariere, ne esistono anche per il passeggino. Dopodiché si possono usare vari rimedi. Io ho anche ho affrontato il discorso degli oli essenziali, per esempio. Un olio essenziale utilissimo da acquistare e avere sempre nella borsa perché funziona sia come pre che come post puntura è l'olio essenziale di lavanda. Questo lo potete usare praticamente a tutte le età. Fra l'altro sul bambino ha un effetto anche rilassante e calmante. Ne potete aggiungere qualche goccina dentro la crema idratante o l'olio che usate dopo che fate il bagno, nei piccoli e nei grandi o nel bagnoschiuma. È sicuramente un buon deterrente del tutto naturale e che non ha grosse controindicazioni neanche nei più piccini. Quindi perfetto. Che dire, dottoressa, grazie. Abbiamo fatto veramente il pieno di consigli utilissimi. Rinnovo appunto l'invito ai nostri telespettatori a visitare la sua pagina su Instagram, la dottoressa dei bambini, perché ci sono veramente tanti consigli utilissimi e veramente molto chiari. Grazie, dottoressa, è stato un piacere. Grazie a voi, buona giornata. A presto. Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.